Si è svolto stamani allo stadio Bruccoleri di Favara un quadrangolare di calcio in memoria di Rosario Sciabica, il 21enne favarese scomparso lo scorso 23 novembre a seguito di una malattia grave. Per non dimenticare è stato lo slogan dell'evento. Per l'occasione l'Istituto Fermi di Aragona, la scuola che frequentava Rosario, ha infatti organizzato questo incontro in cui hanno partecipato per giocare, ma soprattutto per ricordare, le sedi di Aragona e Favara, l'Istituto Alberghiero Ambrosini e il Liceo Martin Luther King di Favara. In occasione delle feste pasquali abbiamo voluto organizzare questo quadrangolare per ricordare la memoria di Rosario Sciabica, un nostro alunno di Favara. Io l'ho conosciuto personalmente, un alunno splendido, un alunno che amava la vita, amava la natura, amava gli animali, aveva tanti amici, io lo vedevo ogni giorno al bar. Lo abbiamo voluto ricordare proprio perché è un esempio per i giovani, un esempio per tutta la città di Favara, una persona da apprezzare e da ricordare anche nella sua memoria. I ragazzi hanno giocato a calcio con molta competizione e sportività, incitati anche dalla tifoseria, ma senza dimenticare che l'importante in queste occasioni non è chi vince, bensì chi viene ricordato. Infatti sono stati portati per l'occasione dei trofei da consegnare alle squadre che hanno raggiunto il podio, ma anche delle targhe commemorative. Un evento molto sentito dalle scolaresche, ma non solo. Presenti tra gli altri anche volontari dell'Aido e della Misericordia di Favara e Don Michele Termine, parroco della chiesa San Calogero di Favara. Rosario era un ragazzo attivo nella società, quindi l'associazione Misericordia non poteva perdere l'occasione di dimostrare la sua vicinanza alla famiglia, la sua presenza sul territorio e quindi la vicinanza anche a questi ragazzi che oggi nel ricordo di Rosario stanno disputando un quadrangolare di calcio. Sicuramente è una bella iniziativa da lodare perché non bisogna mai dimenticare, soprattutto quando si tratta di giovani che sono andati via, ma per noi che crediamo nel Signore non sono andati via ma vivono in paradiso. Quindi un ricordo molto bello e veramente è un piacere sapere che si prendono iniziative di questo tipo. Bene, che ben vengano. Non sono mancati ovviamente i familiari di Rosario, emozionati per la vicinanza che gli è stata dimostrata dai presenti. Effettivamente quello che nella vita sua lui ha sempre fatto e saputo, anche nella breve vita che ha fatto, saputo esprimersi nelle migliori cose e che vince l'amore e la gioventù che deve essere sempre con noi e con lui. È una giornata molto emozionata oggi, ma Rosario vive con noi e vivrà sempre. La sorella Miriam ha anche voluto leggere una lettera scritta da lei e rivolta direttamente a suo fratello. È bello vedere oggi che siamo tutti qui riuniti per te. È bello ricordarci in questo modo, parlando di te con il sorriso, ricordando il ragazzo gentile e sorridente che eri. È bello vedere che sei presente nel cuore di tanti, che resti vivo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nei nostri ricordi. Mi piace parlare di te, ricordare tutti i bei momenti, le risate e i litigi. È bello parlare delle tue passioni, della tua vita quotidiana e di quando tu sia stato forte nell'andare incontro al tuo destino. Noi tutti continuiamo a volerti un bene dell'anima, perché continuerai sempre ad essere nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nei nostri gesti. Un abbraccio forte dalla terra al cielo da me, Sofia, mamma, papà e dai tanti che ti vogliono bene. Ciao Rosario. Una giornata felice e commovente allo stesso tempo, che ha dimostrato come nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta.